Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buonasera a tutti gli ascoltatori. L'Osservatorio Cardinal Van Thuan sulla dottrina sociale della Chiesa questa sera parlerà del problema dell'emergenza educativa, presentando anche alcune realtà disseminate nel territorio nazionale riguardo la scuola libera. Si è appena concluso proprio oggi le quattro giornate nazionali di animazione educativa che sono state promosse dall'Osservatorio con il Coordinamento Nazionale per la Scuola Cattolica. Coordinamento che era partito ancora l'anno scorso, dove si era tenuta la prima giornata nazionale della scuola libera, la scuola cattolica. E queste quattro giornate nazionali di animazione educativa sono partite da fine aprile attraverso la presentazione del nostro direttore Stefano Fontana e del vicepresidente Don Samuele Cecotti, che con Don Stefano Bimbi hanno parlato di la scuola di verità, il quadro del sapere e le discipline, poi, e questo in provincia di Vicenza. Poi nel mese successivo si è presentato a Napoli presso il convento di San Tommaso il tema della scuola e dello studio, soprattutto riguardo l'apprendimento e l'insegnamento nel pensiero di San Tommaso, attraverso relazioni molto interessanti di Marco Di Matteo e del professor Giovanni Turco. È succeduta la terza giornata nazionale di animazione educativa a Staggia Senese, dove appunto Don Stefano Bimbi è partito qualche anno fa con la scuola parentale proprio di Staggia. E lì si è parlato, assieme con il nostro Don Samuele Cecotti, della scuola parentale e l'insegnamento della religione cattolica. E proprio oggi si è conclusa la quarta giornata di animazione educativa di pedagogia cattolica, la verità, le discipline e lo studio, dal titolo Lo sguardo educativo, presso Vitorchiano in provincia di Viterbo, dove siamo stati così ospitati, dove esiste già una collaborazione con l'Istituto del Verbo Incarnato, in particolare con padre Andrea Sbonello, e poi anche con una relazione del dottor Fabio Piemonte. Ecco, questa è una delle tante iniziative che l'Osservatorio ha messo in campo riguardo la scuola, ma prima di sentire la nostra prima gradita ospite vorrei anche dirvi così delle altre iniziative che l'Osservatorio ha promosso. È appena uscito ad esempio il secondo numero del bollettino trimestrale dell'Osservatorio, il progetto sociale di Leone XIII a 120 anni dalla sua morte. Ecco, potete guardare tutto attraverso il sito Osservatorio Cardinal Van Thuan. E poi anche da poco uscito un libro molto interessante curato dal nostro direttore Stefano Fontana, La dottrina politica cattolica, natura e fini della dottrina sociale della Chiesa. Ed è interessante perché è un volume edito da Fede e Cultura che si snoda attraverso domande e risposte, quindi anche accattivante, ecco, quindi consiglio a tutti i nostri ascoltatori non solo per approfondire il pensiero sulla dottrina sociale della Chiesa, ma anche per la modalità con cui è stato scritto, che direi che è molto molto accattivante. Ecco, dico l'ultima cosa riguardo l'iniziativa dell'Università dell'Osservatorio, che per il secondo anno si terrà a Sorrento il prossimo mese, dal 13 al 16 luglio. Il titolo è molto interessante, già siamo pieni di richieste, e quindi è andato anche bene. Come titolo è interessante perché parla del dominio del virtuale o ritorno al reale, col punto di domanda. Ecco, la presentazione di questa iniziativa, che è soprattutto curata dall'Osservatorio insieme col professor Giovanni Turco, vede relazioni, ecco, vi do solo alcuni titoli per invogliare chi volesse comunque ecco, provare ad arrivare a meta di Sorrento dal 13 al 16 luglio, dunque tutto il programma poi lo trovate sempre sul nostro sito, potere cibernetico e dominio globale, la transizione digitale, cioè tutte parole che si sentono e che magari
ecco, ai più non riescono molto chiare, ecco, nella loro complessità. Quindi transumanismo, gnosi, l'invadenza del virtuale, le nuove dipendenze, ma poi anche, ecco, i sacerdoti parleranno del realismo dell'Eucaristia, il sacrificio, il sacramento, e poi ancora ci saranno degli approfondimenti su alcuni maestri di realismo cristiano come Chesterton e Giovannino Guareschi, e anche della realtà del distributismo, ecco, ci sarà anche il presidente Massariol della Società Distributista Italiana, poi ancora il principio di realtà, la realtà dell'autorità, tracce e sentieri per il ritorno reale, le conclusioni del professor Giovanni Turco, che parlerà del ritorno reale come categoria. Ecco, erano alcune iniziative promosse dall'Osservatorio, ecco, siamo lieti di questa seconda edizione dell'Università dell'Osservatorio che si terrà a Sorrento, precisamente a metà di Sorrento. Torniamo quindi ai nostri graditissimi ospiti. Oggi abbiamo, come vi dicevo, tre ospiti e iniziamo da Susanna Fioranti di Trieste, che saluto e ringrazio. Buonasera, Pronto? grazie Sì. a voi. Buonasera, mi sentite? Ecco, Susanna, ecco, fa parte appunto di una realtà di Trieste e a cui chiedo subito qual è il nome di questa bella realtà di scuola Maria libera. Mater Ecco, Sapiente, la nostra scuola si chiama perfetto, Maria Maria Mater Mater Sapiente Sapiente. su suggerimento di Monsignor Crepaldi, che è il vescovo, che era il vescovo di Trieste fino a pochi mesi fa. E che è il presidente emerito dell'osservatorio, ecco, quindi siamo benissimo, Esattamente. benissimo. E quando nasce questa vostra scuola libera a Trieste? Nel 2008 noi abbiamo partecipato a una festa, tra l'altro, che ha organizzato Stefano Fontana, direttore dell'Osservatorio del Vantuan, e su ispirazione dell'arcivescovo Monsignor Crepaldi, che parlava proprio delle scuole parentali a Trieste. Hanno partecipato a questa festa Don Stefano Bimbi dell'Alleanza Parentale e Marco Termarini, che è il fondatore della scuola Chesterton, no? Hanno Ecco, portato se le loro posso, esperienze. Susanna, mai proprio Marco Sermarini che questa sera proprio a San Benedetto del Tronto presenta il 21° Chesterton Day, siamo quindi ecco, in Ah, ecco. contemporanea con la sua iniziativa. Ecco, anche là c'è una scuola intitolata a Chesterton, una scuola parentale molto attiva nel territorio delle Marche. Ecco, prego, prego Susanna, la interrompo. Grazie, grazie. Una scuola, sì, una scuola meravigliosa, piena di iniziative e che appunto, grazie anche alla testimonianza che ha portato Marco quella sera, ha ispirato mio marito, me, un gruppetto di famiglie, per cercare di fare una scuola, la migliore scuola possibile per i nostri figli. Cioè, noi abbiamo preso a cuore proprio questo dovere che c'è nella dottrina sociale della Chiesa, che dice che è dovere grave dei genitori cercare per i propri figli la miglior scuola possibile. E Certo. quindi noi, insomma, ci siamo un po' chiesti cosa significhi questo miglior scuola. E abbiamo detto una scuola che non possa prescindere dall'identità, cioè io non posso non sapere chi sono e essere magari pieno di ottime nozioni, ma tutto questo non è sufficiente a formare una persona, no? E quindi abbiamo cercato appunto la possibilità di crescere i nostri figli nella libertà, nella consapevolezza di che cosa significhi essere cattolici e vivere la fede anche a scuola. E questa è Certo. stata proprio l'ispirazione alla base, ecco, un po', se vogliamo, un po' sembra un'utopia, ma è molto pratica in realtà. Ecco, di queste realtà noi ne abbiamo scelte questa sera perché non potevamo farne presenti di più per questioni di tempo, ecco. Ma ce ne sono tante che noi stiamo riscoprendo man mano che si va in tante manifestazioni dove si fanno concorsi. Ecco, dove ci si ritrova, ci si confronta, come ad esempio abbiamo fatto anche noi e come abbiamo promosso
nelle giornate nazionali di animazione educativa. Ce ne sono tante. Ecco, quali specificità e agganci nel territorio ha la vostra scuola a Trieste? Allora, noi abbiamo appunto questo desiderio di far crescere i nostri figli, ovviamente si parte sempre dalla base, dal territorio. A Trieste, quando siamo partiti, non c'erano altre possibilità, non c'era già una struttura avviata di istruzione parentale cattolica. Quindi noi desideravamo appunto avere questo tipo di impronta, soprattutto sia dal punto di vista didattico sia dal punto di vista morale, e abbiamo, guardandoci attorno, non c'era la possibilità di agganciarci a qualcun altro, soprattutto con un'impronta forte di fede nella scuola, perché in realtà le scuole parentali possono essere di tanti tipi, insomma, e c'è qualche altra scuola non cattolica era presente. E la nostra scuola quindi è nata con questo desiderio di seguire l'ispirazione anche suggerita dal Vescovo, e siamo andati da lui a chiedergli se benediva il nostro progetto, cosa ne pensasse, eccetera. E quindi abbiamo, niente, lui ci ha dato appunto la sua benedizione, ci ha anche suggerito il nome. E abbiamo pensato di cominciare così. Dopodiché, ovviamente, il nostro gruppo era un gruppo di genitori per lo più, che quindi avevamo bisogno di avere delle competenze anche didattiche. Abbiamo cercato degli insegnanti di fede e abbiamo cercato un insegnamento di qualità. Quindi abbiamo cominciato a collaborare con tutto il mondo cattolico di Trieste e soprattutto con le persone che sono appassionate di cultura, quindi da tutti i presbiteri che si sono resi disponibili, anche varie realtà, perché sia l'Opus Dei ha messo a disposizione delle persone, sia il cammino della catecumenale, abbiamo diverse persone che ci aiutano e anche persone che hanno altri percorsi di fede, e ci siamo riuniti proprio attorno a questo progetto qui. E abbiamo pensato poi anche di formarci attraverso una collaborazione anche con l'Osservatorio Vantuano, che abbiamo promosso qualche anno fa. E questa collaborazione ci ha aiutati molto, perché abbiamo proprio realizzato, era sotto il Covid, mi pare, subito prima del Covid, quindi 2019, abbiamo fatto una serie di webinar online che abbiamo anche messo a disposizione gratuitamente per tutti coloro che ne avessero bisogno, per chiarirci anche dal punto di vista dottrinale e anche pratico quali fossero le direzioni da seguire affinché la nostra scuola fosse realmente una scuola cattolica e dove tutto fosse ordinato, no? Ed è questa la parola che è venuta fuori principalmente, che ci fosse un ordine, quest'ordine fosse orientato a Cristo. Bene, bene. Ecco, parlando così dell'insegnamento, degli insegnanti, ecco, di qualità, di cui ne abbiamo adesso sentito, c'è il problema che emerge sempre dei libri di testo, no? E volevo appunto chiedere come fate voi con i libri di testo. Ecco, l'insegnamento della religione penso che non ci siano problemi, perché fortunatamente avete anche lì, mi sembra, Don Samuele Ceccotti, che è il nostro vicepresidente, oltre al presidente emerito, Monsignor Crepaldi, quindi siete abbastanza appoggiati, credo, su quello. Invece sui libri di testo, ecco, volevo sentire come fate. Allora, per i libri di testo noi ogni anno scegliamo dei libri, diciamo, distinguiamo primaria e medie. Allora, la primaria, come sapete, esistono le cedole
del comune, per cui abbiamo diritto ad alcuni libri gratuitamente, come tutti, e noi li prendiamo, salvo poi non utilizzarli completamente, perché alcune parti molto spesso non sono proprio, non ci permettono di lavorare come desideriamo, ecco, no? E per esempio, faccio una cosa molto semplice: per l'insegnamento della storia in terza primaria, è l'anno in cui si comincia la storia, quindi ci sono le tre grandi domande, no? Come è nato il mondo, e perché è nato il mondo, perché è nata la vita, come è nato l'uomo. A queste domande non si può rispondere semplicemente con, tra l'altro, delle teorie non provate al giorno d'oggi. Allora noi mettiamo i punti di domanda che la scienza ha e utilizziamo la fede e la scienza come le due ali, no? Che dicevano, come si diceva nella Fides et Ratio, no? Giovanni Paolo II. Esattamente. Perfetto, sì. Esattamente. Bene. E quindi ci distacchiamo dai libri in alcune parti e utilizziamo altri supporti che abbiamo preparato negli anni. Alle medie abbiamo qualche libro, diciamo che anche corrente nelle altre scuole. Per quanto riguarda la storia, finora abbiamo sempre utilizzato un libro che non è più edito, purtroppo, è scritto da Massimo Viglione. È molto bello, molto ricco, molto ben fatto. E adesso, grazie a uno degli incontri organizzati anche dall'osservatorio, abbiamo conosciuto un giovane insegnante di storia che ha scritto un nuovo libro che adesso abbiamo appena consegnato alla nostra insegnante di storia delle medie, che provvederà a studiarlo e penso che sarà che dovrebbe il prossimo essere, testo. Se non ricordo male, Cavallo, no? Forse che è lui. Esattamente, esatto. Ecco. Ti chiedo scusa. Che so che lo stanno adottando altre realtà nella Lombardia, nel Veneto, hanno già iniziato ad adottare i libri di antologia e di storia di Cavallo. Sì, prego. Esattamente, sì, questo libro qua, che noi probabilmente sarà il libro che prenderemo da adesso in poi, perché purtroppo quelli di Viglione non si trovano più neanche di seconda mano, quindi a livello pratico è impossibile continuare. Abbiamo fatto fotocopie, ma è poco fruibile. Bene. Quindi questi sono i libri. Ecco, quali sono le prospettive e quali magari aspirazioni avete anche per il futuro? Allora, noi, come dicevamo, siamo ordinati a Cristo, quindi noi speriamo che Lui voglia far crescere la nostra realtà, che possiamo diventare una comunità educante sempre più forte. Sarebbe bello anche crescere sia anche per poter avere anche le superiori, però in maniera molto tranquilla noi proponiamo, dopodiché Dio dispone, vedremo un passo alla volta senza certo. Ansia. Sì, ecco. Sì. Certo. Faccio l'ultima domanda, ecco. E, secondo voi, cosa si dovrebbe fare per le famiglie e insieme alle famiglie, cioè anche con le famiglie, coinvolgendo le famiglie? Chiaro che presumo che ci sia una omogeneità, ci dovrebbe essere una omogeneità dato l'orientamento, l'ordine a Cristo, no? Ma cosa si dovrebbe fare proprio per sostenere, ecco, le famiglie? Sì, allora, noi abbiamo un progetto appunto molto chiaro, però noi non diciamo a una famiglia che deve darci una prova di fede in ingresso, cioè noi gli proponiamo questo progetto e diciamo: guardate, se a voi va bene, siete benvenuti. E abbiamo visto che questo funziona, nel senso che presentando una realtà con una connotazione molto forte di fede, le persone la accolgono, ecco. E qualcuno anche ha scoperto una possibilità di crescere nella fede, e negli anni è successo che qualcuno che magari è entrato un po' così aperto, ma non già ricco di un percorso di fede personale, l'ha fatto una volta incontrata la nostra realtà. Pensiamo però che
per le famiglie sia fondamentale una cura della comunione, perché solo se c'è Cristo in una realtà si può continuare ad avere una reale collaborazione. E tutte le realtà che conosciamo, sia associative, eccetera, hanno sempre grandissimi problemi relazionali. E questi possono essere superati solo se c'è una forte sostegno e un forte appoggiarsi in Cristo da parte delle famiglie, con l'aiuto dei presbiteri, perché ci sia appunto la possibilità di scoprire come volersi bene, no? Perché se Dio è amore, questa è la sostanza. Forse parlo in maniera un po' semplice, scusate, mi sono abituata a parlare con i bambini, però... Certo, va bene, sei molto comunicativa, si comprende benissimo, ecco. E quindi ecco questo sguardo, richiamando un po' anche l'ultima giornata proprio oggi, intitolato Lo sguardo educativo, mi sembra di aver capito che questa cura della comunione debba avere anche uno sguardo soprannaturale, quindi ecco, è chiaro. Assolutamente, è impossibile se no. Esatto. E è bella anche questa testimonianza perché, se ho capito bene, ecco, racchiude diverse realtà ecclesiali nel territorio. Mi è sembrato di capire Opus Dei, neocatecumenali e anche altre realtà, no? Questa sì, mi sembra una cosa molto bella, questa apertura proprio anche a tutti i movimenti, i gruppi, anche una prelatura come l'Opus Dei mi sembra significativa, ecco. Io davvero vi faccio tanti auguri di questa vostra bella realtà, che possa crescere continuamente, ecco. E adesso passerei al nostro secondo ospite, però abbiamo poi tutta la seconda parte in cui risponderemo alle domande dei nostri ascoltatori, quindi prego di rimanere in linea a Susanna. Certo, e grazie ancora. Grazie mille. Ecco, grazie della sua testimonianza. Adesso saluto Lorenzo Belli da Roma. Salve Lorenzo, noi ci conosciamo, quindi ci possiamo dare anche del tu, ecco Lorenzo, sì, ci conosciamo già da qualche anno, prima citavo appunto il Chesterton Day di Sermarini, ci siamo trovati spesso in quelle occasioni, esatto. A Grotta a Mare, a San Benedetto del Tronto, dove questa sera, ecco, così coincidenza c'è questa per lei, con il nostro amico Marco Sermarini. Ecco, volevo così che presentassi questa vostra bella realtà di Roma, ecco, quando nasce, come si chiama e per quali motivi. Sì, intanto ti ringrazio per l'invito, perché sì, proprio in occasione di un Chesterton Day nacque l'innamoramento per questa idea, per questa possibilità di mettere in pratica quelle che erano state le promesse matrimoniali, anche, no? Perché poi di passare alla fede ai figli come ce la insegna la Chiesa. E questa è l'origine di questa nostra anche passione con mia moglie e con poi altre famiglie, nasce proprio da questo, da voler prendere sul serio, di voler scommettere, diciamo, tutto sul fatto che questa promessa che la Chiesa ci ha fatto era vera e avrebbe reso la nostra vita più piena, più vera, e quella esattamente che noi desideravamo. Questa scuola nasce per questa ragione e nasce nel 2020, dopo 8 anni, da quando eravamo andati quella prima volta a San Benedetto, e avevamo scoperto che altre famiglie insieme avevano preso per mano sul serio la loro responsabilità educativa. E nel 2020 la scuola è partita a Roma insieme a un'altra famiglia che abbiamo conosciuto proprio per fare questo, non eravamo amici già da prima, ma ci siamo trovati in una grande comunione. E abbiamo dato come nome la nave di Telemaco, che è un nome anche particolare, diciamo, ma perché la nave di Telemaco, perché se posso spiego il nome al volo, perché un po' spiega quello che facciamo, perché Telemaco per diventare un uomo, e questo pensiamo sia vero per noi e anche per i nostri figli, deve ritrovare il padre, deve soprattutto verificare, mettere alla prova che quello che la tradizione da cui viene, quello che il padre gli ha insegnato, quello che lui sa del padre, sia vero o no. E quindi deve partire per un viaggio alla scoperta di quanto è vero quello che i genitori gli hanno insegnato. Quindi noi pensiamo che anche la fede che passiamo ai figli non debba essere qualcosa da difendere nelle mura della chiesa o di casa, né di mettere in dubbio, perché non è una razionalità vera, piena,
ma di metterla alla prova, cioè attraverso la didattica della scuola, mettere alla prova la fede, vedere se effettivamente la fede è la guida più stabile, la speranza più solida, per usare la ragione, per discernere la realtà, per conoscere, per appassionarsi alla vita, per impegnarsi nelle cose che si fanno. E noi siamo certi che è così, perché questo è il criterio che la Chiesa ci ha insegnato e che ci ha cambiato la vita, che ci ha stravolto positivamente la vita, ed è la stessa eredità che vogliamo dare ai nostri figli, anche attraverso la scuola. Sì, Lorenzo, a me piace molto anche il logo, ecco, che avete, che rispecchia un po', se vogliamo, dove c'è l'albero, no? L'albero della barca, della nave di terra, che è una croce, è bello quel logo lì, esatto. Avete studiato bene, con la vela, ecco, interessante davvero. Prego, se devi aggiungere ancora. Sì, no, il logo, sì, infatti è anche quello, è l'idea di un'apertura anche alla realtà, agli altri, un po' come diceva l'amica prima, anche noi accogliamo famiglie di varie realtà. Io, la mia esperienza ecclesiale è il cammino necatecumenale, ma nella nostra scuola ci sono tante esperienze diverse, anche come professori, e anche famiglie che non hanno una vita di fede, ma sono affascinate, riconoscono per i loro figli il profumo della fede, della bellezza di vedere la vita così, anche se non hanno la grazia della fede loro. E questa quindi è una barca che viaggia in un mare aperto, che è la realtà, è il mondo complesso di oggi, però con un albero che la tiene stabile, che è la croce. E una cosa che noi abbiamo detto a uno dei primi incontri con tutte le famiglie è che la nostra scuola avrebbe provato a insegnare i loro figli a soffrire, che è la croce, ma che è qualcosa che ovviamente fa fuggire tutti, ma non è una grande idea di marketing, ma per noi è la realtà di quello che facciamo. E a soffrire, soprattutto anche nella scuola, significa ad impegnarsi, a sacrificarsi, a imparare il gusto della fatica nelle cose, e a accettare anche sfide più difficili dell'età che uno ha, di accettare anche la difficoltà della vita. E questa è un po' anche l'idea del logo. Bello anche l'idea della ricerca del padre, perché noi abbiamo già fatto una trasmissione un po' di tempo fa sull'assenza del padre, no? È un altro problema educativo, no? Di cui molti hanno scritto e noi ne abbiamo parlato anche come osservatorio, che poi si riflette anche con la mancata dimensione, se vogliamo, spirituale, ecco, quindi non è solo un fatto umano, ma riguarda anche la formazione spirituale, la ricerca del senso, della ragione. Ti volevo chiedere anche a te il coinvolgimento delle famiglie e quali temi specifici affrontate. Ok, questo del coinvolgimento delle famiglie per noi è proprio un elemento centrale, perché quello che chiediamo innanzitutto agli altri genitori, perché anche noi siamo ovviamente i nostri figli, la loro scuola, siamo innanzitutto genitori, è proprio di riprendersi il gusto, la bellezza di essere responsabili, il senso di responsabilità. Cioè la nostra scuola, la cosa più importante che cerchiamo di fare come opera educativa è richiamare tutti alla responsabilità, cioè ad esserci, essere presenti anche quantitativamente. Cioè la nostra è una scuola che finisce a l'una, cioè solo la mattina, e la prima cosa che chiediamo alle famiglie non è chissà quale impegno volontaristico nel pomeriggio per la scuola, ma è innanzitutto di fare i genitori, cioè di venire ai colloqui, di interessarsi a quello che fanno i figli, di seguire che i figli facciano i compiti, di rispettare l'autorità del maestro come qualcuno che esercita la loro paternità in quelle ore di scuola, cioè di riprendere la coscienza dell'importanza di questo compito di essere genitori. Un'altra cosa, per chiunque bambino viene nella nostra scuola, deve fare, per venire ci deve essere un colloquio tra noi e entrambi i genitori, e ci è capitato anche di fare colloqui con genitori che erano divorziati, perché è importante risvegliare in tutti la responsabilità educativa, perché quello poi è una chiave di felicità, in realtà, anche se costa una prima fatica, però richiamare a tutti e dire che veniva solo la mamma o solo il papà, vuol dire che non c'era una spinta educativa, c'era solo una nevrosi magari, un desiderio di scuola privata. Noi non siamo una scuola privata, siamo un'opera educativa cattolica che è aperta a tutti. Sì. Quindi cercate di coniugare quella che è la libertà, no, della scuola, nella scuola appunto cattolica, anche con la responsabilità, no? Che è importante, quindi il coinvolgimento responsabile. Ecco, anche, io ho notato. Sì. Se devi aggiungere, chiedo scusa. Sì, no, dico che anche oltre a questa parte più soggettiva, poi c'è anche un profilo oggettivo, che la scuola poi
anche proprio per sostenersi, ha tantissimi aiuti da parte delle famiglie e anche materiali, insomma, sia nelle raccolte fondi che Sì, tante, gestione di tanti certo. aspetti anche pratici, quindi c'è una grande anche apertura di carità che nasce dalla gratitudine dei genitori, che è una cosa stupenda. Io ho letto così proprio oggi, Lorenzo, che mi sembra di aver colto che oggi avevate la festa di fine anno, se non sbaglio, no? E ovviamente avete scelto una frase che uno come te, appassionato cestertoniano, io ho colto subito: le avventure di una scuola L'agitazione, sì. viva. Esatto. Ecco. L'agitazione Che fa il paio, se sì. vogliamo, anche con quell'altra bella frase che avete scelto, no? La sola ed eterna, anche se vuoi dirla tu oppure la leggo io, vedi tu, Sì, insomma. leggila, leggila tu, sì, così La la ci sola ed eterna esatto. educazione è essere così sicuri che qualcosa è vero da avere il coraggio di dirlo ad un bambino. È bellissima, di Chesterton, come anche il riferimento alle avventure di una scuola viva. Ecco, cosa pensi che abbia da appassionato cestertoniano, e abbiamo visto sia la festa di fine anno e sia questo pensiero meraviglioso che ho appena letto. Ecco, cosa pensi che abbia a che fare l'insegnamento di Chesterton con la vostra scuola specifica? Ecco. Per noi è una grande fonte di ispirazione perché ci dà la misura del coraggio che dobbiamo avere noi nell'educare, cioè nell'essere sicuri che quello che gli stiamo proponendo non è un inculcare, ma è proporgli la cosa migliore che c'è al mondo, cioè vedere la realtà con gli occhi di Cristo è la cosa anche culturalmente migliore che c'è al mondo. E di quella frase per cui noi affrontiamo anche argomenti che possono risultare complicati per altri, ma per noi sono la carne delle nostre vite, quindi abbiamo fatto un progetto anche con i bambini più piccoli sull'origine della vita, raccontando la vita prenatale e in questo coinvolgendo le famiglie che hanno portato un'ecografia, perché se quello è vero non c'è un'età in cui è un argomento troppo pesante o difficile. E abbiamo affrontato l'argomento anche della creazione del mondo nella prima parte della storia, la parte in cui parla proprio della creazione della Terra, diciamo, non la mettiamo nella storia ma la mettiamo nella biologia. Nelle scienze naturali, perché diciamo la storia inizia quando c'è l'uomo, quello di prima, e centriamo lì con i piedi cauti delle teorie scientifiche, quello che diceva anche l'amica prima dell'altra scuola di Trieste. Ecco, sì. La stessa, quindi è dell'uomo vivo, una cosa che è sicuramente un'immagine di quel libro che ci piace tanto, che mi piace tanto, è quando lui quando punta la pistola allo scettico, al cinico, al nichilista, per risvegliare nella realtà. Ma quello che noi cerchiamo continuamente di fare con i ragazzi è provocarli con anche la radicalità di quello che è la nostra tradizione, dell'insegnamento della Chiesa, mettendoglielo così com'è, sine glossa, diciamo, Sì, però e direi provocarli a anche, quello appunto, che è. già, sì. E direi anche a quello che dicevi appena adesso, nell'essere come era Chesterton, creativi e anche aperti, ecco, perché la scuola dovrebbe essere anche creativa e aperta. Io so che ad esempio voi curate molto l'apprendimento in piccoli gruppi con percorsi specifici per ogni vostro bambino, no? Mi sembra che sia anche questa una Sì, cosa molto. in Sì. questo è una cosa, scusa, ti interrompo, del Prego. coraggio. Per noi è proprio il coraggio di qualche anno fa, l'enciclica sulla lettera su San Giuseppe, l'espressione quella del coraggio. Il coraggio creativo, cioè che per un padre deve avere un coraggio di inventarsi una strada per il figlio, di partire per il gitto, tornare, cioè sapersi guidare, quella è la vela del nostro logo, che è poi lo Spirito Santo, cioè una creatività chiedendo a Dio le intuizioni, le illuminazioni, anche le soluzioni nuove, che da noi si rivede nella didattica e anche in tutta la carità che c'è intorno. La didattica, ad esempio, una scelta che abbiamo fatto sin dall'inizio è di de-digitalizzare la scuola. Cioè riportare i ragazzi a un'esperienza anche didattica nella realtà. Fanno un grande lavoro sulle ricerche, utilizzando una piccola biblioteca della scuola, con i testi, con le mappe, facendo tutto il programma di arte, facendo tante gite. Noi vivendo a Roma siamo graziati in modo particolare, ma Sì, con le uscite certo. didattiche nel centro di Roma. E quindi questa attenzione, cercando una soluzione che ci abbiamo davanti agli occhi, ma a volte c'è una pigrizia, un'accidia che non ci spinge a inventare, a essere creativi. E poi i piccoli numeri, le nostre classi sono massimo di 12, e avendo un professore prevalente all'elementare, il vecchio maestro, diciamo, e spesso, quasi sempre, la nostra stragrande maggioranza dei maestri sono uomini, che è un'altra anomalia, e rivedere il maestro uomo quasi tutta la mattinata insieme si crea proprio una sequela.
sono dei meccanismi che non si possono, che anche se tutto il mondo li vuole negare, sono innegabili, che funzionano, e si crea un'affezione tra i bambini e il maestro anche dall'età più tenere, che è pazzesca. E questa è un'altra cosa che abbiamo riscontrato in questi 3 anni che, insomma, che stiamo facendo questo lavoro. Lorenzo, prima abbiamo parlato dello sguardo educativo, in particolare con Susanna di Trieste, abbiamo detto dello sguardo soprannaturale. Mi sembra di poter dire della vostra scuola, aggiungendo un'altra formulazione dello sguardo, che il vostro è uno sguardo pieno di meraviglia, no? Che parte proprio dalla meraviglia proprio del bambino, e che questo è anche, se vogliamo, il principio del realismo cristiano, anche quello, riprendendo Chesterton, ecco, che è un connotato che caratterizza un po' tutte le sue opere. Cioè, questo sguardo pieno di meraviglia va a sottolineare, secondo me, però correggimi, la bellezza e la positività di tutta la realtà, ecco, il realismo cristiano. Ecco, se vuoi aggiungere qualcosa su questo tema dello sguardo pieno di meraviglia, ne abbiamo parlato anche prima con Susanna un po'. Sì, questo è quello che cerchiamo di suscitare, proprio con tante anche attività di laboratorio, anche di laboratori scientifici, anche nella natura. Quello di mostrargli che dietro le cose c'è uno scopo, c'è un significato, c'è sempre un significato, perché quello ti spinge poi a volerlo conoscere, che le ragioni che stanno dietro alla realtà sono le stesse ragioni per cui noi siamo al mondo. Dire continuamente questo, diciamo, dare continuamente che questo è lo scopo della conoscenza, andare a conoscere come è fatto il mondo, perché che c'è una logica dietro il mondo, dietro la natura, ci conforta, ci conferma che c'è una logica anche dentro la mia natura, magari al mio temperamento, al mio carattere, al mio aspetto fisico. E questo è un imprinting antropologico che è quello che fa crescere i bambini in modo, i ragazzi, con una spina dorsale anche, con una stabilità anche psicologica, che oggi sono di una fragilità. E anche ho notato, ecco, voi avete partecipato, ad esempio, ho visto il vostro lavoro didattico molto interessante al concorso Chesterton, no? Che c'è stato lo scorso maggio a San Benedetto del Tronto. Sì. Ecco. Mi sembra di aver visto un coinvolgimento dei ragazzi, ecco, anche il fatto che così nel video che avete elaborato qualcuno suonasse, altro riprendesse un percorso anche insieme all'insegnante, così. Ecco, com'è stata questa esperienza, secondo voi, di questo concorso che avete partecipato? Va coinvolto? Beh, penso di sì, perché sì, sì, è stato seguaci Chestertoniani, credo. È stato molto, molto bello, perché allarga lo sguardo rispetto a quello che facciamo. Cioè, io personalmente ho iniziato questa scuola perché volevo rispondere all'esigenza anche mia di padre, insieme a mia moglie, di educare i nostri figli. Ma poi ti accorgi che lo inizi a fare per le famiglie degli altri, e poi lo inizi a fare per il mondo, cioè che è un'altra carità che ti muove. E anche portare i ragazzi o un insegnante, poi quel giorno sono andato fisicamente io, e noi abbiamo in quella classe di media solo 3 ragazzini, partire in 3 con un insegnante, con me tutta una giornata per andare nelle Marche, e dà anche la misura ai ragazzi di quanto valgono, che gli adulti che si muovono per loro, anche per pochi ragazzi, che valgono una scuola di 1000 ragazzi. E questa è anche una cosa che posso aggiungere, per noi è stata determinante anche come criterio a cui cerchiamo di rimanere il più possibile fedeli, è che di essere una scuola popolare, cioè di essere una scuola accessibile economicamente a tutti. Noi chiediamo alle famiglie dei contributi molto bassi e con una grandissima scontistica per le famiglie numerose, per cui tantissime famiglie nella nostra scuola sono famiglie numerose. Io ho 5 figli e sono nella media, diciamo, non sono particolare a scuola. È una cosa stimolante questo, ecco, perché si parla di denatalità, voi siete anche una testimonianza notevole. Di primavera demografica. Sì, esatto. Però questo perché è una carità, anche una cosa che ci è sempre piaciuta delle confraternite, no? delle cristiane, che la carità non era solo verso un disagio sociale, ma era per sostenere la vocazione di un altro, per sostenere doti matrimoniali, doti per la vocazione. Cioè, e allora non c'è carità più grande che sostenere la vocazione di un altro genitore a poter educare alla misura, all'altezza che Mare Dio gli ispira, ma tanti problemi materiali lo fermano.
Allora, aiutarsi materialmente è una forma di un'opera di misericordia corporale proprio. E una cosa anche piccola che ci è successa di fare in questi anni di pandemia, sempre in termini di coraggio creativo, è capire che per tanti genitori in una città grande come Roma il problema era la logistica. Allora abbiamo fatto un'aula in più dove c'erano tutti i genitori smart working. Per cui i genitori venivano, lasciavano i figli in classe, lavoravano tutta la mattina e poi ritornavano a casa, e questo ha permesso a tanti genitori che abitavano lontano di venire. E in questo Dio ci ispira sempre. Avete un sacco di idee, insomma, la bellezza proprio della vostra offerta didattica, direi, come anche delle altre realtà. Io ti ringrazio, Lorenzo. Grazie a voi. Rimani anche tu, ovviamente, sempre in linea, collegato, perché poi abbiamo le domande. Grazie ancora. E adesso abbiamo con noi, ringrazio, Michele Beltramello. Ciao Fabio. Con Michele ci conosciamo, quindi ci diamo del tu. Della bella realtà, adesso ci dirai tu, quando nasce e per quali motivi la vostra scuola libera parentale. Prego, Michele. Intanto saluto Lorenzo, ne approfitto. Come Lorenzo e Susanna, sono contento di sentire che anche loro sono debitori a qualcuno che ci ha preceduto e che ci ha dato coraggio. Anch'io, come Lorenzo, ho preso sul serio il mio lavoro di papà, ho la fortuna di abitare in un paesino di montagna che ha delle scuole elementari, diciamo, ancora buone, ancora sane, ma già alle medie qualche professore ideologizzato c'è, anzi più di uno. E quindi, in vista dell'entrata alle medie della figlia, ho cominciato a muovermi per trovare il modo di o fare una scuola parentale o inserire la figlia in una scuola parentale. E solo che il cammino per trovare qualcuno in grado di mettermi sulla pista giusta è stato più lungo del previsto, e quindi si è arrivati quasi alle soglie delle superiori. Nel frattempo, attraverso varie peripezie, sono arrivato anch'io, sono approdato anch'io a Marco Sermarini, a sua moglie. Marco Sermarini, sì. E devo dire che penso che siano poche le realtà in Italia che possano, diciamo, non dedicarsi. Così strutturate, forse come Marco, perché sono partiti con un gruppo ampio di famiglie loro, ecco, magari ce ne sono due o tre, però tante disseminate nel territorio come la vostra, io ne ho conosciuto, ecco, si stanno di più moltiplicando. Così strutturate, certo. Chiaro, perché sono partiti da un grosso nucleo, da San Benedetto del Tronto, di famiglie che condividevano, no? Ma prego, non volevo interrompere. Certo. No, ma è esattamente così. Però dico, penso siano poche le realtà che possono dire di non essere in qualche modo debitrice a queste realtà più grandi, tipo appunto questa di Marco Sermarini, oppure quella di Sant'Ilario Denza. Esatto, anche quella è una realtà importante. Dire, grazie alla follia di Marco Sermarini o la grande lungimiranza di Monsignor Pietro Margini, insomma, almeno bisogna riconoscere che ci hanno dato insomma, il coraggio di provare, perché ci hanno dimostrato che si può fare. Ecco, questo penso che almeno questo bisogna riconoscerlo sicuramente, se non molto di più, ma insomma questo è un punto di partenza. Certo. E quindi niente, io quando sono andato da Marco, a parte adesso non sto qua perché è troppo lungo il discorso, però abbiamo cominciato una collaborazione, per cui io andavo giù spesso a fare delle cose da loro, e tanto che stavo pensando di trasferirmi giù e far andare la figlia lì. Alla fine, perché qual è il problema? Io non ho la fortuna o la sfortuna di vivere, di abitare in città come Lorenzo e Susanna, abito in Veneto le realtà cittadine sono piccole e io abito in un posto proprio piccolo, e quindi grossi nuclei di persone non ce ne sono, quindi non c'erano altre famiglie interessate a un percorso di scuola parentale. Quindi però ho preso coraggio a quattro mani giù, ho detto, l'ultima volta che sono stato giù a San Benedetto, ho detto: oh, ragazzi, io torno su, provo a fare la scuola parentale, però Marco e Federica dovete promettermi, al rosario della sera,
con tutti gli altri pregate perché trovi qualche famiglia per fare la scuola. E sono tornato a casa, mi suona il telefono, cioè il giorno, mi sono arrivato a casa la sera, il giorno dopo mi suona il telefono. Era una signora vicina di casa di mia sorella, che non ave, cioè praticamente non, queste due, cioè vivevano a 100 metri l'una dall'altra, non si erano mai viste. E si sono trovate a dire rosario in maggio insieme, no? E una sera, e così sono andati in argomento, e questa signora ha tirato fuori così: mamma mia, magari qui in zona ci fosse qualcuno interessato alla scuola parentale. Mia sorella fa: tu devi parlare con mio fratello subito. Mio fratello. E questa signora mi ha telefonato. Poi da questa cosa qui, su questa è stata la prima famiglia che è saltata fuori. Esatto. E poi questa cosa nasce in cosa, come si dice. Ecco, no? bravo, esatto. Quindi è stato... Allora, tu prima hai accennato un po' di questo paesino veneto che è collocato, mi sembra, in provincia di Vicenza, se non sbaglio. Sì, 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 in provincia di Vicenza. Perfetto, sì, sì. Perfetto. Però so che siete collegati col territorio anche nel Trevigiano, perché anche sì, con alcuni allora, istituti religiosi. Prego, prego. Certo, certo. Praticamente il tessuto veneto è abbastanza peculiare, perché qui, a differenza del resto d'Italia, non c'è stata storicamente una città che è stata completamente egemone rispetto alle altre, quindi si tratta di tante cittadine abbastanza piccole e sparse nel territorio, per cui qui per riuscire a creare un volume di famiglie abbastanza interessante, abbiamo dovuto trovare un punto di raccordo in cui riunire varie realtà del territorio, per cui noi abbiamo famiglie che la scuola è all'estremo confine tra la provincia di Vicenza, Padova e Treviso, quindi abbiamo famiglie che vengono da Padova, famiglie che vengono da Treviso, famiglie che vengono da Vicenza, e facendo anche per un raggio di quasi 50 chilometri. Uh-huh. Però pur di venire a scuola, insomma, sono disposti a fare questa strada. Insomma. Certo. Io prima accennavo gli istituti religiosi, perché io ho assistito a questo bel allestimento che avete fatto, davvero notevole. Tra l'altro Michele è un egregio polistrumentista, adesso lui si vergognerà un po'. Però effettivamente un bravo musicista che sa suonare parecchi strumenti, l'abbiamo tutti applaudito all'allestimento della favola di Natale di Guareschi, ecco. E lì presso appunto un istituto religioso presente nel territorio, no? Quindi c'è certo. Anche il coinvolgimento non solo di famiglie, ecco, docenti se vogliamo, voi genitori e così via, ma anche con istituti religiosi presenti nel territorio, giusto Michele? Sì, sì, allora abbiamo la fortuna appunto di avere questi salesiani, in particolare un sacerdote, il nostro amico, ma tutto l'istituto che è stato molto accogliente con noi, con cui collaboriamo, ci danno spesso degli spazi, anche perché noi siamo messi molto male con gli spazi, anzi se c'è qualcuno in ascolto che ha gli spazi in provincia di Vicenza ci dà subito. E dopo, ecco, un'altra cosa interessante rispetto appunto agli istituti religiosi e cose del genere, abbiamo notato che questa piccola cosa che abbiamo messo in piedi è diventata una calamita per sacerdoti, per cui ci sono molti sacerdoti che gravitano anche così en passant, quando passano si fermano, magari che una settimana stanno lì, ci dicono la messa, confessano. Quindi c'è un collegamento, ecco, con la religiosità, insomma, presente nel territorio, anche con gente che viene magari da fuori e che vuole conoscerli, certo. Insomma. Ecco, certo, certo, certo. Sì, sì. E su questo allestimento che ho visto, io sono stato presente, mi avete invitato, sono venuto davvero entusiasta, e anche io sono appassionato, oltre che di Cesterton, anche di Guareschi, e questa favola di Natale è stata davvero un allestimento ben fatto e coinvolgente, direi. Vuoi dire qualcosa su questa? E poi ti chiederei anche di parlare del concorso Guareschi che tu hai ideato, se vuoi dirci anche lì qualcosa. Sì. Allora, sì, sì. Prima sull'allestimento e poi sul concorso Guareschi. Prego. Sì, sì. Allora, più di una volta abbiamo fatto
messo in piedi, diciamo, pièce teatrali iguareschi, però ci tenevamo a mettere in piedi la favola di Natale, che tra l'altro abbiamo riproposto anche a Pasqua, tanto per dire che comunque non ha, veramente non ha stagione, per mettere, come dire, i nostri ragazzi sul pezzo rispetto a questa cosa, cioè il coraggio di saper dire di no alle cose sbagliate. Guareschi, per la sua addirittura morale, ha detto no a una serie di cose, per cui si è fatto questo suo periodo in prigione, in lager, poi quando è tornato in Italia ha detto di no di nuovo ad altre cose e se l'è fatta di nuovo la prigione in Italia. E questa favola, che veramente è trasversale perché coinvolge e ha coinvolto i bambini dalla prima elementare fino alle nonne che sono venute e hanno pianto dall'inizio alla fine, era un mezzo fantastico per mettere davanti i ragazzi a questa, come dire, dimostrazione, certo, di forza, dimostrazione e esempio di forza, perché tutti i giorni purtroppo ci troviamo davanti a compromessi infami ai quali i ragazzi devono imparare a dire di no. Bravo, infatti c'è quella frase molto bella, paradossale, di Guareschi, che dice: per rimanere libero vado in prigione, no? Al giorno d'oggi. Certo, assolutamente. Sembra già una cosa ancora inattuale, se vogliamo, ecco, certo. È paradossale quasi, diciamo, però lui l'ha vissuta veramente. E questo premio invece, questo concorso che pensavi di Guareschi, io ti ho appoggiato nell'iniziativa, sì, che mi sembra molto bella, ecco, se vuoi parlarne brevemente. Ecco, appunto, come dicevo prima, Guareschi veramente è per tutte le età, e noi abbiamo visto che anche per i ragazzi è veramente coinvolgente, istruttivo, molto molto comprensibile, per cui stiamo cercando di fare tutto il possibile per avvicinare quanti più ragazzi possibili a conoscere questo autore, che in Italia è stato, possiamo dire, censurato, perché a parte i film per il resto non si conosce nient'altro, insomma. Anche per questo, tra l'altro, avevamo deciso di fare la favola di Natale, per proporre un Guareschi un po' sconosciuto, ecco, un po' dimenticato. E quindi abbiamo fatto con una prima edizione molto molto piccola, perché l'abbiamo lanciato praticamente a fine maggio, per far contenti fondamentalmente i nostri ragazzi che non stavano più nella pelle, quelli delle elementari in particolare, che non hanno partecipato al concorso CESTON e quindi volevano una cosa anche per loro. Quindi è una prima edizione che riprenderemo sicuramente in grande stile l'anno prossimo, magari a settembre. Abbiamo avuto la grazia, addirittura, grazie a te tra l'altro, di avere come giurato proprio Albertino Guareschi, quindi insomma, che più di così si fa fatica. Insomma, un piccolo concorso letterario per mettere i nostri ragazzi e quelli degli altri di fronte all'opera di Guareschi, due per diffonderla, e tre diventa, come il concorso Chesterton, un modo per mettere insieme e dare modo di incontrarsi a queste realtà sparse nel territorio, per far vedere ai nostri ragazzi che non siamo gli unici matti che si lanciano in imprese così, così ardite. Certo, e questo concorso si può ancora partecipare, mi sembra, o adesso è chiuso? Ma come purtroppo abbiamo chiuso quel 15 di giugno. Sì, esatto. Sarà quindi per un'altra edizione, sì, comunque. Ecco. Sicuramente, però, a settembre, ecco, parte la seconda. Certo. Queste iniziative, ecco, ne abbiamo parlate un po' così con le tre testimonianze di questa sera, sono l'esempio di una scuola libera, dove la creatività, la bellezza anche didattica porta così a fare questi concorsi, a conoscersi, a promuovere la positività della realtà, la bellezza, ecco, favorire anche lo spirito critico, perché questi autori ci permettono appunto di rompere quella coltre, diciamo così, buia, ecco, per rendere più chiaro il messaggio cristiano, insomma una serie di cose interessanti, come anche prima citavamo Le avventure di una scuola viva, parafrasando un romanzo di Chesterton. Tante belle cose che a me piace far conoscere, e se avremo possibilità anche più avanti faremo un'ulteriore trasmissione.
Io intanto, Michele, ti ringrazio. Ecco, adesso grazie, facciamo una pausa musicale, e dopodiché sentiamo le domande dei nostri ascoltatori. Quindi cedo adesso alla regia per questa pausa musicale che ci permette di raccogliere le vostre domande. Grazie. Sì, pronto? Sì, buonasera. Io mi chiamo Maurizio. Intanto la ringrazio per la bellissima trasmissione di questa sera. Ecco, Maurizio, e da dove gentilmente chiama? Da Palermo. Sì, prego, prego. Allora, io vorrei fare una piccolissima testimonianza. Io quando avevo sette anni, io ho fatto le scuole elementari al Don Orione. Sì. Quindi cosa voglio dire a chi, ai sacerdoti, ai religiosi, a tutti i fratelli e sorelle che mi ascoltano questa sera? Come ha detto giustamente Padre Livio, no? Fin da piccolino, quando un bambino viene formato alla cristianità, perché io ho visto la Santa Messa, la confessione, le suore, quindi sono stato un 5 anni lì all'Opera Don Orione. Quindi ecco, come si dice, da piccolino sono stato formato alla cristianità della vita cattolica. Poi ho letto La Vita dei Santi, ho fatto parte del gruppo del Rinnovamento dello Spirito e poi la mamma mia, celeste, mi ha fatto un bellissimo dono di Radio Maria. E quindi è stata questa una piccola formazione da piccolo, da adulto, che mi ha dato, ecco, una fede stabile. Cioè, cosa voglio dire? Non è che appena esco dalla Chiesa Cattolica, se mi incontra qualcuno, io lascio il cattolicesimo e vado in altre religioni. No, ecco, non voglio precisare, perché questo è importante. Chi è cattolico deve restare cattolico, perché se va via dal cattolicesimo c'è qualcosa che non va. Io, grazie a Dio, io c'ho 50, a ottobre faccio 57 anni, quindi sono passati 50 anni di vita cattolica, spero un altro 50 anni di essere cattolico. Vi auguro, Maurizio, vi auguro veramente di passarne altri 50 in buona compagnia, ecco, questo è importante, sì. Bella questa testimonianza, perché Don Luigi Orione, ecco, tanto è stato attivo lì in Sicilia, che ricordo l'aiuto che ha dato dopo il terremoto lì ancora inizio secolo scorso, no? Quindi è una presenza significativa l'opera di Don Orione. Io ringrazio Maurizio di questa bella testimonianza. Ecco, chiederei a chi vuole, a qualcuno dei tre, se ci sono queste testimonianze all'interno della loro scuola, ad esempio riguardo santi, perché Don Luigi Orione è un santo, non dobbiamo dimenticarlo. Se c'è un riferimento cattolico ancora più preciso nelle vostre scuole, ecco, chiedo a tutti e tre velocemente, sì. Chi vuole, ecco, Susanna, non so, ecco, se volete chiamo io. Pronto? Fabio. Sì, Susanna, ecco, non so se hai sentito la testimonianza di Maurizio da Palermo, no? Sono riuscita a sentire un po' aperti in realtà, perché non riuscivo a sentire bene. Te la dico io velocemente. Lui ha detto che a Palermo, appunto, fin dai 7 anni di età, adesso ne ha più di 50, 57 mi sembra, lui si è attaccato all'opera Don Luigi Orione, tra l'altro ha fatto un percorso nel rinnovamento dello spirito e così via. Allora io chiedevo se queste realtà di santi, ecco, sono presenti anche per voi, adesso magari non solo Don Luigi Orione, ma chiedevo, ecco, anche per far conoscere di più la vostra scuola, se siete collegati in particolare, come lui, Maurizio, ha detto a Don Orione, ecco, anche voi se avete qualche santo. Prego. Oltre ovviamente Maria, essendo la scuola dedicata a Maria. Sì. E noi siamo, proprio la nostra scuola è situata a San Giuseppe della Chiusa, che è una chiesa molto famosa, insomma, dove ci sono pellegrinaggi e tutto quanto, ed è anche tra l'altro il posto dove tutti gli anni per la festa di San Giuseppe il Vescovo viene a celebrare l'anniversario della sua ordinazione episcopale. E quindi, diciamo, se dobbiamo trovare un altro collegamento, sicuramente è questo con San Giuseppe.
Certo. Sì, volevo sentire velocemente anche Michele Lorenzo, ecco. Sì, prego. Vai Lorenzo. Ciao Michele. Vado io, ok. Per noi sicuramente un'esperienza è quella di avere fatto dei patroni, diciamo, della scuola, quindi l'elementare erano San Giuseppe e le medie Don Bosco, oltre a fare dei progetti a raccontare la vita dei santi in classe e nella didattica, c'è anche un'esperienza a cui siamo legati, proprio Don Bosco ci ha aiutato anche a noi che portiamo avanti quest'opera, che non è il nostro lavoro ma è qualcosa, un servizio che facciamo gratuitamente, ci ha aiutato molto l'esperienza di Don Bosco e della vita per questi figli, e una cosa che ha un segno anche di vicinanza di che i santi sono vivi è stato quando quest'anno a Natale abbiamo scoperto che nella parrocchia dove eravamo ospitati non saremmo potuti rimanere e cercavamo una nuova sede, abbiamo portato tutti i bambini in chiesa perché c'era una chiesa e abbiamo pregato i nostri padri Don Bosco e San Giuseppe, abbiamo chiesto a Don Bosco di dire a uno dei suoi figli di darci una casa, di aprirci una delle sue case, e appena abbiamo finito di fare la preghiera ci ha squillato il telefono, con un sacerdote salesiano ci ha chiamato e dove andremo quest'anno a settembre, dove abbiamo fatto oggi la festa, che è un posto bellissimo dei salesiani, ed è stato un segno bellissimo di cura proprio della provvidenza. Bene, ne sentiamo velocemente anche Michele. Sì, anche noi siamo molto legati a Don Bosco, Maria ausiliatrice. Dopodiché, noi, pur essendo in provincia di Vicenza, siamo in diocesi di Padova, quindi siamo molto legati anche a Sant'Antonio. Certo. San Giuseppe è il nostro tesoriere ufficiale, ovviamente lo siamo sempre in bolletta. E poi, essendo noi di un caso disperato, abbiamo eletto sia San Giuda Taddeo che Santa Rita i nostri patroni speciali, quindi insomma, ecco, non ci facciamo mancare certo, niente. Certo, bene Michele. Ecco, io ho voluto sentirvi perché quando si parla di scuole parentali, scuole libere, è vero che è importante il coinvolgimento, come abbiamo sentito, siete tutti genitori, è primario, ecco, sappiamo che uno dei principi non negoziabili è proprio l'educazione, il diritto dovere da parte dei genitori, però nel manifesto a cui hanno aderito, ecco, il manifesto della vera scuola cattolica promosso dall'Osservatorio Vantuan, è importante anche capire il ruolo della Chiesa, perché la Chiesa appunto ha un dovere, anche lei, un dovere diritto fondativo e originario, e proprio per annunciare la salvezza di Cristo a tutti gli uomini. È importante quindi il ruolo della Chiesa, che è un ruolo sopraeminente nel campo educativo e non solo, come si pensa, di supplenza. Ecco perché ho voluto sentire anche il vostro così accostamento religioso a questi santi, come ha testimoniato il nostro amico dalla Sicilia. Sentiamo ancora una domanda. Sì, pronto? Pronto? Sì, la sentiamo benissimo. Sì. La ringrazio. Io sono Roberto da Milano. Sì, no, ho qualche annetto e sono forse uno dei più vecchi dell'Azione Cattolica qui in diocesi. Sì. Sono un volontario, un educatore volontario da sempre, a un certo momento, e dico che è ora di smettere. A un certo momento si va a dire, perché di parlare di scuole a un certo momento cattoliche. non spaventatevi. Cioè, lo dico in senso positivo. È ora che le scuole cattoliche che si stanno rinnovando, e ringrazio di questa trasmissione, perché è la prova che in molti ci stiamo rinnovando, a un certo momento facciano una proposta precisa alla Meloni a un certo momento e dicano a un certo momento la proposta è semplicemente questa: a un certo momento è inutile che a un certo momento noi a un certo momento vi parliamo continuamente di scuole cattoliche e solo di scuole cattoliche. Ci rendiamo conto che invece la cosa è diversa, è più importante. Cioè, tutta la scuola deve avere la religione come materia obbligatoria. Per fare questo, a un certo momento, innanzitutto potete portare il buon esempio
delle scuole cattoliche. Secondo, a un certo momento, sapete benissimo, io fra l'altro, oltre al mio lavoro, a un certo momento seguo ragazzi disadattati, quindi da molti anni, quindi ve ne potrei raccontare di belle, quindi diciamo pure di brutte. Quindi, scusate se sono semplice. Quindi a questo punto i cattolici devono smettere a un certo momento di parlare solo di scuole cattoliche. E perché? Perché finisco subito. Voi avete già capito comunque. No, prego. Cioè, a un certo momento i giovani, e non solo i giovani, il mondo moralmente ormai è in ribasso, fortemente in ribasso moralmente. I costumi sono quelli che sono. A un certo momento la confusione è generale. E non avere. Quindi si vuole a un certo momento l'introduzione di principi cristiani a un certo momento per poter innalzare il valore a un certo momento di questo povero mondo. Allora, noi cattolici che abbiamo tante scuole cattoliche che funzionano bene, possiamo dire, vedete a un certo momento come a un certo momento i nostri ragazzi crescono meglio? E si fa la proposta allo Stato. Basta scuola libera e scuola obbligata. A un certo momento, qui ci deve essere, scusate se sono, sì. Purtroppo ho un'esperienza dunque, qui a un certo momento non bisogna più lottare a un certo momento per le scuole a un certo momento solo cattoliche. Bisogna introdurre una materia obbligatoria. Perché è obbligatoria la religione? Ma perché la religione in un certo momento può insegnare a vivere ai ragazzi di oggi, e può insegnare in un certo momento a vivere a tutti. Quindi, certo, è stato chiarissimo Roberto. No, ma è stato molto chiaro, espresso in modo molto preciso il suo pensiero, e ecco, io vorrei, per ovviare a quanto detto da Roberto, che è stimolante comunque, dire che quando noi facciamo quest'opera di coordinamento delle scuole libere, diciamo, in questo modo, non intendiamo che si chiudano o che costituiscono così una specie di enclave dove solo cattolici, sono scuole aperte comunque, avete sentito, anche se hanno un'identità ben precisa di principi cristiani, come ha detto il nostro amico Roberto da Milano, ma sono scuole aperte, ecco, non è che siano scuole chiuse, ecco, vorrei ovviare un po' questa sensazione che spesso anche nel mondo cattolico si sente contro le scuole parentali, l'homeschooling, le scuole libere, ecco. E vorrei sentire anche il parere dei nostri graditi ospiti in merito, cosa potrebbero rispondere all'amico Roberto da Milano. Liberamente chi vuole rispondere. Solo due pensieri mi vengono così proprio al volo. E il primo è che mi sento vicina, ecco, al sentire dell'amico che ha parlato, proprio perché sento questo grande amore che ha per i giovani. E posso confermare che effettivamente vedere il bene che fa parlare di Cristo ai giovani, come abbiamo sentito anche nelle altre testimonianze, che il loro cuore si apre, si cresce e fiorisce e viene fuori il progetto che Dio aveva su di loro, e ogni volta è un progetto spettacolare, e questo fa desiderare che tutti i giovani possano godere delle stesse opportunità. Quindi, insomma, da un certo punto di vista riesco a capire che uno dica non desidero che questa cosa sia solo per i nostri, no? E desidero che tutti possano goderne. Dall'altra parte sappiamo che al giorno d'oggi le scuole tendono invece a utilizzare quella che viene chiamata un'antropologia debole, no? Quindi a dire che va bene qualunque tipo di idea, sia nella morale che nell'etica. E io mi sento di dire questo, che abbiamo bisogno di una scuola pubblica, perché non tutti gradiscono l'idea che i loro figli abbiano una direzione forte. Certo, ovviamente certo. Io penso che invece sia fondamentale, perché l'identità di una persona gli permette di relazionarsi anche in maniera rispettosa con il diverso e con chi la pensa in un altro modo. Cioè, io penso che
il fatto di crescere i ragazzi con una forte identità gli permetterà poi di essere estremamente capaci di relazionarsi in maniera rispettosa. Sì, Susanna, molto chiara, molto bello anche quello che hai detto su, per l'amore dei giovani e del progetto che Dio ha su ciascuno di loro. Mi sembra molto molto interessante. Non so se Lorenzo voleva aggiungere qualcosa all'amico Roberto. Ecco, sì, questa... sicuramente anche sì, la nostra esperienza è che è proprio una proposta chiara, è quello che attira tutte le persone che anche vengono da posizioni, non hanno fede, non hanno esperienza di chiesa e magari culturalmente sono anche distanti, ma hanno un grande desiderio, come diceva Susanna, c'è un desiderio di posizioni forti in realtà, anche in persone che non riescono poi a in famiglie che non le vivono, che non le hanno, ma hanno voglia di appoggiarsi a qualcuno che abbia le idee chiare, diciamo, sulla vita e che abbia un ordine, e questo è anche fisiologico, è anche la bellezza anche della libertà, cioè che comunque un modello come può essere quello della scuola libera, della scuola cattolica, debba essere attrattivo e non insomma imposto, sempre più vero, ecco. Esatto, hai detto bene, attrattivo e non esclusivo elitario, ecco, questo è importante. No, non è un club. Ecco, esatto. Questo è estremamente importante sottolineare, perché purtroppo si pensano spesso a queste piccole realtà come qualcosa di esclusivo, invece no. Ecco, non so se anche Michele vuole dire qualcosa in merito. Sì, sarebbe ovviamente fantastico che sul modello delle scuole libere ci fosse una scuola pubblica finalmente di qualità, che finalmente possa riportare i ragazzi a Dio. Purtroppo la cosa non è risolvibile con una materia, cioè mettendo la religione cattolica come materia obbligatoria. Almeno noi, ma penso che anche gli altri amici possono fare lo stesso, noi vediamo che se si vuole fare scuola veramente, si vuole educare, bisogna che l'educazione sia a 360 gradi, per cui non si insegna solo a leggere e a scrivere a questi ragazzi o a pregare, si insegna anche l'educazione semplice, quella base, quella per cui oggi tanti ragazzi sembrano dei selvaggi per il fatto di non averla più. Faccio solo un esempio velocissimo d'altro giorno, sì, ma vuol dire sono all'ordine del giorno, dico solo l'ultimo. Uno zio di un ragazzo, quindi non papà, ma uno zio, è venuto a scuola per ringraziare, dicendomi questa frase: quando arrivavano a pranzo a casa mia i miei nipoti e si sedevano a tavola, io uscivo dalla stanza. Adesso, da quando sono in questa scuola, è un piacere stare con loro. Certo. Bene. Questo, grazie. Bene. Ho citato un buon esempio di comprensione, ecco. Perché non solo all'esterno, ecco, bisogna superare anche questa divisione tra scuola privata e scuola pubblica, secondo me. Deve essere fatto questo lavoro qui. Perché io credo che tutte le vostre esperienze, tutti quanti lavorano come homeschooling, scuole parentali, eccetera, ecco, sia un lavoro di dimensione pubblica, non solo privata. Ecco, dobbiamo superare questa mentalità che la scuola pubblica è solo quella statale, mentre la scuola libera è privata. No, assolutamente no, non so se siate d'accordo. È scuola pubblica. Scuola pubblica che è anche aperto e dà soprattutto un ruolo pubblico di testimonianza, di valori profondi, ecco, di principi cristiani, ma ecco, non so, su questa mia sollecitazione, rispondendo a giro largo al nostro amico da Milano, se siete d'accordo su questa idea di superare questa divisione. Chiedo, perché siamo in chiusura di trasmissione, quindi abbiamo proprio le ultime battute e raccogliamo fra noi, ecco. Cosa ne pensate voi di questa divisione? Sì. Sicuramente io posso solo accennare al discorso del costo standard che attualmente viene portato avanti da suor Anna Monia Alfieri, no? Che è la rappresentante, sì, italiana di tutte le scuole paritarie,
che secondo me dovrebbe avere un respiro ancora più ampio rispetto a quello che viene dato in questo momento, perché lei giustamente rivendica la parità della scuola pubblica, statale e paritaria, portando uno studio molto ampio che adesso non posso ovviamente riassumere facilmente, che però essenzialmente dice: se lo Stato spende circa 5.000 euro per ogni ragazzo per la sua istruzione, questi soldi dovrebbero essere dati alla scuola che porta avanti l'istruzione di quel ragazzo, sia essa pubblica, sia essa paritaria e, aggiungo io, sia essa parentale. Sì, certo. Sì, è giusto quello che sta. È un ulteriore, ecco, sappiamo che il costo dell'organizzazione statuale è davvero è oneroso, e quindi dovrebbe esserci al contrario, anche per interessi così, anche se vogliamo materiali, la sollecitazione ad aprire a più realtà nel territorio, e conviene in sostanza, conviene economicamente, conviene dal punto di vista educativo e anche di omogeneizzazione della società, dei principi cui richiamava anche sia il nostro amico che è intervenuto da Milano, ma credo anche l'altro amico da Palermo. Ecco, sentiamo proprio un'ultima battuta, dopo siamo in chiusura, anche Lorenzo su questo. Sì, sì, con quello che dicevi siamo d'accordissimi, è proprio come la vediamo noi ci consideriamo una scuola pubblica, non una scuola privata. La cosa più lontana da noi è la scuola privata, perché la scuola privata è un club in cui, che è sostenuta e pagata da chi ci va, e quindi a seconda chi ci va, e mentre la nostra proposta educativa è oggettiva, è la fede della Chiesa, è il Magistero, non la decidiamo noi nei clienti. Ed è una scuola pubblica perché è una scuola popolare, nel senso, questo a noi ci piace tantissimo questa parola, perché popolare vuol dire che è fatta da un popolo, come la scuola pubblica statale è fatta da un popolo che paga coattivamente la scuola con le tasse, da noi la scuola è pagata da un popolo che la paga con le donazioni, con i benefattori, col volontariato. È importante che dietro ci sia un popolo e sia fatta per il popolo, cioè sia aperta a chi vuole esatto. Fargli questa proposta culturale, e quella diventa pubblica, al di là delle forme giuridiche che sono assolutamente secondarie. Certo, grazie Lorenzo, sì, condivido in toto quello che hai detto. Se, proprio un'ultima battuta, Michele, poi chiudiamo con i saluti. Direi che secondo il principio di sussidiarietà la scuola pubblica più pubblica che c'è è proprio la scuola libera. E se invece andiamo a vedere chi ha un po' il preconcetto verso la scuola libera, è un po' la scuola pubblica. Almeno questa certo, è stata un po' la nostra esperienza. Quella anche statale, se diciamo, ecco, esatto, sì, statale, ha un po' il preconcetto, semmai è a rovescio. Sì. Però devo dire che una volta che entrano in contatto con i nostri ragazzi, chi è, diciamo, ha un pensiero libero, chi riesce a rimanere fuori dagli schemi, riconosce la bontà del lavoro, certo. E rimane anzi stupito e ammirato di quello che vede, insomma. E delle vostre proposte, che noi davvero abbiamo cercato come osservatorio di renderle un pochino presenti anche sul territorio, perché in realtà sono belle esperienze ma poco conosciute, diciamo la verità, perché i mezzi a disposizione noi come osservatorio li mettiamo per farci conoscere, per farvi conoscere al di fuori del lavoro splendido che state facendo. Quindi io davvero ringrazio, ecco, Susanna Fioranti per la bella testimonianza dalla realtà di Trieste, la ringrazio. Susanna, buonanotte. Ringrazio Lorenzo Belli della bella realtà della nave di Telemaco di Roma, anche lui ringrazio, ed anche Michele Beltramello, ecco, che riunisce, abbiamo sentito, le tre province che sono limitrofe nel territorio Veneto, Padova, Treviso e Vicenza, e seguitele queste realtà. Noi nell'osservatorio cerchiamo di dare spazio anche a queste, non solo come manifesto, progetti, iniziative, ma proprio perché esprime, come diceva molto bene Michele in conclusione, quello che è uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, il principio di sussidiarietà. Ecco, che poi tra l'altro si coniuga perfettamente con il principio della dignità della persona, della solidarietà e soprattutto del bene comune. Io davvero ringrazio tutti voi
e ringrazio sempre Radio Maria, veramente la regia che ci permette da 10 anni di fare questa trasmissione mensile, però dobbiamo ricordare che ci risentiremo, adesso abbiamo la pausa estiva, ci risentiremo il terzo sabato del mese di settembre, quindi a risentirci. Auguro a tutti buonanotte e una buona domenica e grazie ancora a tutti voi e ai nostri ospiti meravigliosi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.